Nella puntata precedente vi ho letto un estratto da Tibet, il fuoco sotto la neve, di Palden Jiazhou, monaco tibetano che, trascorsi molti anni in una prigione cinese, si recò in visita al Dalai Lama a Dharamsala, in India, laddove il Dalai Lama ha stabilito la propria residenza e la sede del governo provvisorio del Tibet. Oggi continuiamo a parlare di Tibet con l'introduzione scritta da Douglas Abrams al libro Il libro della gioia, scritto da Tenzin Gyatso, il 14° Dalai Lama, e da Desmond Tutu, arcivescovo della chiesa anglicana di Cape Town, Sudafrica, diventato famoso in tutto il mondo per la sua battaglia contro l'apartheid al fianco di Nelson Mandela. Approfitto per dire qualcosa sul Dalai Lama Tenzin Gyatso. Vi ho già detto, 14° Dalai Lama della storia, la massima autorità del buddismo, dal 1959 costretto all'esilio in India a seguito dell'occupazione cinese del Tibet. Si è distinto e si distingue per l'impegno a favore dell'autonomia del suo paese e nel 1989 è stato insignito del premio Nobel della pace. Dal libro della gioia del 14° Dalai Lama, Tenzin Gyatso e Desmond Tutu, l'introduzione a cura di Douglas Abrams. Appena scesi dall'aereo, sulla pista del piccolo aeroporto, con il sibilo dei motori che ci assordava e le pendici innevate dell'Himalaya che si profilavano alle nostre spalle, i due vecchi amici si sono abbracciati. L'arcivescovo ha accarezzato affettuosamente le guance del Dalai Lama, che ha proteso le labbra come per dargli un bacio. È stato un momento di fortissima commozione. Durante i preparativi della visita, andati avanti per un anno, eravamo perfettamente consapevoli di ciò che per il mondo poteva significare quell'incontro. Ma non ci eravamo resi conto di che cosa potesse voler dire per loro due trascorrere una settimana insieme. Sintetizzare la settimana di dialoghi che hanno avuto luogo a Dharamsala in India, dove vive in esilio il Dalai Lama, è stato per me un grandissimo privilegio, ma anche un impegno non da poco. In questo libro spero di riuscire a raccontare il loro intenso dialogo, pieno di risate e inframmezzato da tanti momenti toccanti nel segno dell'amore e della compassione. Pur essendosi incontrati solo una decina di volte, il Dalai Lama e l'arcivescovo avevano costruito un legame che trascendeva il breve tempo trascorso insieme e ognuno considerava l'altro il suo dispettoso fratello spirituale. Ma non avevano mai avuto, e difficilmente avranno ancora, la possibilità di passare così tanto tempo insieme, godendo della loro amicizia. Il peso opprimente della mortalità non è mai rimasto fuori dalle nostre conversazioni. Abbiamo dovuto rivedere due volte il programma per dar modo all'arcivescovo di partecipare ai funerali dei suoi pari grado. Ci siamo così resi conto, considerate la salute e le trame della politica globale, che questo poteva essere il loro ultimo incontro. Abbiamo trascorso una settimana in ambienti con luce soffusa, accuratamente predisposti per non irritare gli occhi sensibili del Dalai Lama, con 5 videocamere che ci riprendevano ogni momento. Nel tentativo di comprendere la vera gioia, quella che non dipende dalle vicissitudini della vita e che impone anche di dover affrontare ostacoli che la rendono così spesso irraggiungibile, abbiamo esaminato molti e profondi temi esistenziali. Nei loro dialoghi, il Dalai Lama e l'arcivescovo hanno descritto gli 8 pilastri della gioia, 4 della mente e 4 del cuore. Mentre cercavamo di cogliere le indicazioni che possono aiutare l'umanità a trovare la felicità duratura in un mondo in continuo mutamento e spesso in preda al dolore,
I due grandi leader spirituali hanno concordato sui principi più importanti e hanno mostrato divergenze illuminanti. Abbiamo avuto anche la possibilità di sorseggiare ogni giorno il tè Darjeeling tiepido e di assaggiare il pane tibetano. Tutte le persone che lavoravano alle riprese delle interviste sono state invitate ai nostri spuntini quotidiani. Una mattina il Dalai Lama ha fatto partecipare l'arcivescovo alla sua meditazione privata e l'arcivescovo gli ha somministrato la comunione, rito in genere riservato ai cristiani. Alla fine della settimana abbiamo festeggiato il compleanno del Dalai Lama presso il Tibetan Children's Village, uno dei convitti in cui vivono in esilio i bambini del Tibet, dove ormai le autorità cinesi vietano un'educazione basata sulla lingua e la cultura locali. Spesso, a soli 5 anni, i bambini tibetani vengono mandati dai loro genitori al di là dei valichi di montagna con delle guide che si impegnano ad accompagnarli in una delle scuole del Dalai Lama. Li rivedranno, forse, dopo 10 anni. In questa comunità traumatizzata, più di 2000 allievi, con i loro insegnanti, hanno riso divertiti nel vedere il Dalai Lama, che in quanto monaco tibetano ha la proibizione di ballare, accennare uno scimmi dopo aver ammirato lo sfrenato boogie dell'arcivescovo. Il Dalai Lama e l'arcivescovo sono due dei grandi maestri spirituali della nostra epoca, ma sono anche leader morali che trascendono le proprie tradizioni e che si rivolgono sempre alla totalità del genere umano. Il loro coraggio, la loro resilienza e la loro speranza incrollabile nel futuro dell'umanità ispirano milioni di persone perché si rifiutano di cedere alla disperazione che va tanto di moda e al cinismo che rischia di inaridirci. La loro gioia è tutt'altro che superficiale, si è temprata al fuoco delle avversità, dell'oppressione e della lotta. Il Dalai Lama e l'arcivescovo ci ricordano che in realtà la gioia è un diritto di nascita per tutti gli esseri umani e che essa è ancora più importante della felicità. Il concetto di gioia, ha detto l'arcivescovo durante quella straordinaria settimana, è molto più vasto rispetto a quello di felicità. Ma mentre la felicità dipende spesso da circostanze esterne, la gioia prescinde da esse. Questo stato della mente e del cuore è molto più vicino all'idea che hanno sia il Dalai Lama sia l'arcivescovo di ciò che anima la nostra esistenza e conduce a una vita appagante e significativa. I dialoghi hanno affrontato il fine ultimo della vita, ossia, nella definizione del Dalai Lama, evitare la sofferenza e scoprire una felicità duratura. Sua Santità e l'arcivescovo hanno condiviso tra loro e con noi la saggezza faticosamente acquisita che li ha portati a capire come vivere con gioia nonostante i dolori che, inevitabilmente, la vita ci riserva. Hanno cercato insieme la maniera di trasformare la gioia da condizione effimera a stato permanente, da sensazione fugace a modo di essere. Questo libro è stato concepito sin dall'inizio come una torta di compleanno a 3 strati. Il primo è costituito dagli insegnamenti del Dalai Lama e dall'arcivescovo Tutu sulla gioia. Possiamo veramente vivere con gioia nonostante le frustrazioni quotidiane. L'irritazione per il traffico del mattino, la paura di non poter più sostenere la nostra famiglia, il risentimento verso chi ci ha inflitto un torto, la perdita delle persone care, le sofferenze della malattia, l'abisso della morte. Come possiamo accettare la realtà della nostra vita senza negare nulla, ma superando il dolore e la sofferenza a cui non possiamo sottrarci? E se invece la nostra vita è felice, come possiamo vivere nella gioia mentre tanti altri soffrono? La miseria ruba il futuro di tante persone, la violenza e il terrore invadono le nostre strade e la devastazione ambientale mette a rischio la sopravvivenza stessa del pianeta in cui viviamo? Questo libro rappresenta il tentativo di dare una risposta a queste e a molte altre domande.
Il secondo strato è costituito dai risultati delle recenti scoperte scientifiche riguardo alla gioia e a tutte le altre qualità essenziali per vivere in una condizione stabilmente felice. Grazie agli ultimi progressi della neuroscienza e della psicologia comportamentale, oggi conosciamo piuttosto bene i meccanismi del benessere psicofisico. Due mesi prima dello storico incontro tra i due leader religiosi, avevo pranzato con Richard Davidson, neuroscienziato pioniere nello studio della relazione tra dinamiche cerebrali e felicità. Nel suo laboratorio, Davidson ha esaminato anche persone dedite alla meditazione e ha scoperto che tale pratica apporta al cervello benefici oggettivabili. Sedevamo a un tavolo all'esterno di un ristorante vietnamita di San Francisco e il vento onnipresente agitava le ciocche sale e pepe del suo taglio giovanile. Mentre mangiavamo gli involtini primavera, il professor Davidson mi ha raccontato di come il Dalai Lama gli avesse confessato che le conferme scientifiche rappresentano per lui un incentivo a meditare, soprattutto quando per farlo deve alzarsi dal letto al mattino presto. Se la scienza può essere d'aiuto al Dalai Lama, di sicuro può tornare utile a tutti noi. Troppo spesso vediamo spiritualità e scienza come due forze antagoniste che si prendono per la gola a vicenda. Ma l'arcivescovo Tutu ha affermato di credere nell'importanza della verità che si autocorrobora e sono tante le discipline che giungono alla medesima conclusione. Allo stesso modo, il Dalai Lama ha dichiarato apertamente che questo non doveva essere né un libro buddista né un libro cristiano, ma un libro universale, supportato non solo dalla opinione o dalla tradizione, ma anche dalla scienza. A questo punto non posso che venire allo scoperto. Io sono ebreo, anche se mi considero laico. È un po' come quella vecchia barzelletta: un buddista, un cristiano e un ebreo entrano in un bar. I resoconti della settimana che ho trascorso ad Dharamsala insieme con il Dalai Lama e l'arcivescovo rappresentano il terzo strato della torta. Queste cronache dovrebbero consentire al lettore di partecipare al viaggio, dal primo abbraccio sino al congedo finale. In coda al volume abbiamo inserito una selezione di pratiche per la gioia. Entrambi i maestri ci hanno descritto le loro pratiche quotidiane, le ancore della loro vita emotiva e spirituale. L'obiettivo non era creare la ricetta per una vita piena di gioia, ma solo proporre alcune tecniche utilizzate dal Dalai Lama, dall'arcivescovo e, nell'arco di millenni, da tantissimi altri maestri. Questi esercizi aiutano ad applicare alla vita di tutti i giorni gli insegnamenti, i riferimenti scientifici e gli esempi concreti. Ho avuto il privilegio di lavorare con grandi maestri spirituali e pionieri scientifici della nostra epoca, aiutandoli a sintetizzare le loro intuizioni a beneficio dei lettori. Molti di questi scienziati hanno generosamente messo a disposizione le loro ricerche per questo libro. Sono sicuro che la mia fascinazione, ma sarebbe più giusto dire la mia ossessione per la gioia, si sia sviluppata crescendo in una famiglia amorevole su cui aleggiava però il fantasma della depressione. Avendo conosciuto e vissuto personalmente questa pena fin da giovanissimo, so che la sofferenza nasce in gran parte dalla nostra mente, nel nostro cuore. La settimana che ho avuto l'onore di trascorrere ad Dharamsala ha rappresentato il punto più alto e più emozionante di questo viaggio lungo una vita. Nel ruolo di ambasciatore della gente comune, ho intervistato il Dalai Lama e l'arcivescovo Tutu per 5 giorni, guardando negli occhi due delle persone più compassionevoli della Terra. Benché io sia molto scettico sulle sensazioni magiche che alcuni attribuiscono alla presenza dei maestri spirituali, fin dal primo giorno ho avvertito un fremito al cuore. Per quanto stupefacente, forse era dovuto semplicemente al fatto che i miei neuroni specchio, le cellule empatiche del cervello, stavano interiorizzando ciò che vedevo negli occhi di quei due uomini così pieni d'amore. Per fortuna non ero solo nel difficilissimo compito di distillare la loro saggezza. Thubten Jinpa, traduttore ufficiale del Dalai Lama da oltre 30 anni e studioso del buddismo, mi ha tenuto compagnia dall'inizio alla fine.
Prima di gettare la tunica alle ortiche per sposarsi e mettere su famiglia in Canada, Jinpa è stato un monaco buddista per molti anni, il che ne faceva il partner ideale per tradurre da una lingua all'altra e da un mondo all'altro. Assistevamo fianco a fianco ai dialoghi, ma lui mi ha aiutato anche a preparare le domande e a interpretare le risposte. È diventato un caro amico, oltre che uno stretto collaboratore. Le domande non le facevamo solo noi. Abbiamo invitato tutti gli abitanti del pianeta a porre quesiti sulla gioia e, pur avendo a disposizione solo 3 giorni per raccoglierli, ne abbiamo ricevuti oltre 1000. Significativamente, il più frequente non era incentrato su come trovare la via della gioia, ma su come vivere con gioia in un mondo così pieno di sofferenza. Nella settimana trascorsa insieme, spesso i due leader agitavano il dito per esprimere un dissenso scherzoso e si stringevano le mani in segno di tenera amicizia. Durante il primo pranzo, l'arcivescovo ha raccontato la storia di un discorso che dovevano tenere assieme. Mentre si preparavano a salire sul podio, il Dalai Lama, l'icona planetaria della compassione e della pace, aveva finto di strozzare il fratello spirituale più anziano. L'arcivescovo si era voltato verso di lui e gli aveva detto: «Ehi, abbiamo le telecamere addosso, recita la parte del santo». Questi due uomini ci ricordano che ciò che conta è il modo in cui scegliamo di agire ogni giorno. Ma l'immagine stereotipata che abbiamo di loro, ce li raffiguriamo seri e severi, pii e riservati, non è quella che mostrano al mondo, né l'uno né l'altro. L'arcivescovo non ha mai ostentato santità e il Dalai Lama si considera un semplice monaco. Hanno entrambi una vita vera, con dolori e disagi, in cui tuttavia sono riusciti a scoprire la pace, il coraggio e la gioia a cui anche noi possiamo aspirare nella nostra vita. Il loro desiderio è che questo libro trasmetta non solo saggezza, ma anche umanità. La sofferenza è inevitabile, ma il modo in cui farvi fronte è una nostra scelta. Non c'è oppressione o occupazione militare che possa toglierci la libertà di decidere come reagire. Fino all'ultimo momento non sapevamo se i medici dell'arcivescovo l'avrebbero autorizzato a sobbarcarsi il viaggio fino ad Dharamsala. Il tumore alla prostata era ricomparso, questa volta resistente alle terapie. Oggi è sottoposto a un protocollo sperimentale che si spera possa tenere a bada la malattia. Mentre atterravamo ad Dharamsala, nel suo ampio sorriso e nel luccichio degli occhi grigio-azzurri, ho notato con sorpresa eccitazione, attesa e forse anche un po' di preoccupazione. Questa l'introduzione a Il libro della gioia di Tenzin Gyatso, 14° Dalai Lama, e Desmond Tutu. Introduzione a cura di Douglas Abrams. Ho voluto proporvi questo brano, questa prefazione, diciamo, davvero per invitarvi a leggere questo libro. È raro a Caffè Italia che noi si suggerisca di leggere un libro in particolare, ma questo, credetemi, ne vale veramente la pena, perché fa bene al cuore. Il libro della gioia di Tenzin Gyatso, il Dalai Lama e Desmond Tutu. E Dario Albertini vi ringrazia e vi dà appuntamento alla prossima lettura.